7 partite utili consecutive, 4 vittorie all'attivo e 3 pareggi per un totale di 15 punti messi in cassina. Seconda giornata consecutiva con l'uomo in più per più di un tempo. Stefanelli a questo punto predica maggiore incisività. Purtroppo sono due domeniche che, giocando in superiorità numerica, non riusciamo a, diciamo, a portare a casa i 3 punti pieni. È mancato quello che ci ha fatto vincere la partita, che è il gol, e dobbiamo cercare di essere più incisivi e più cattivi davanti alla porta e cercare di costruire magari anche più gioco. Mentre si segnalano tra le file di Nova Feltra i debutti in campionato di Casali e Bazzarini. Il primo, dopo le solide Coppa Emilia con Pietra Cuta, gioca la seconda gara ufficiale della stagione, mentre il secondo, entrato nel corso della ripresa, rientrava a distanza di quasi 10 mesi. Altro infortunio occorso nel mentre è quello riservato al difensore gialloblu Gabriele Raffaelli, il migliore dei suoi nella precedente gara con l'Igea. Derby amaro di emozioni, non rispecchia certamente la gara di andata che tuttavia inizia con un sussulto gialloblu. Rinaldi, storico ancora una volta con la maschera protettiva al viso, tocca per Fraboni. Il piede non è quello caldo, utilizzato in altri appuntamenti. Castiglioni dall'altra parte, scaldi guantoni al vigile Casali, che tuttavia sul contropiede avversario ci mette il volto a proteggere la propria porta. Attimi di paura dopo lo scontro con l'ex cattolica Bruma, ma tutto risolto. Il portiere poi prenderà tranquillamente il proprio posto. Non ci sono sviluppi di gioco, la soluzione della distanza è quella più opportuna con Bazza che non inquadra il bersaglio. Prima del rompete le righe, ecco che Basili non ci sta a farsi superare sulla fascia dal neo entrato Fattori e viene espulso per un'entrataccia in scivolata. Il presidente Martino, scherzando a fine partita, riserverà un consiglio al proprio giocatore, ricordando che il pollo è l'abbinamento più azzeccato per identificare l'atteggiamento in alcune circostanze di gioco. Gli dico: peccato per l'espulsione, prossima volta vacci piano. Santermente oggi, visto l'espulsione, ha fatto il massimo che poteva fare, ma si è stati polli noi, solo che questo fa parte del gioco. Punto così, perché vincere sarebbe stato forse troppo, i 10 sarebbero... sarei stato contentissimo, ma non era facile vincere. Oggi ci voleva l'episodio, poi metterci anche il vento forte che non ti permetteva di fare molto. Questo era, non so neanche se in 11 l'avremmo vinta. Questo oggi è giusto il pareggio, probabilmente. L'occasione più limpida capita sui piedi di Eugenio Sebastiani, che, innescato da Fraboni, si lascia per ottimizzare l'uscita dall'attento Semprini. Sulla ribattuta mostra poca confidenza con la porta avversaria. De Prete mette nuovamente alla prova i riflessi di Casali, che dopo il colpo subito nel primo tempo dimostra di essere sulla terra in tutti i sensi. Attorno alla mezz'ora si rivede Nova Feltria. Fraboni prova a colpire nuovamente dalla mattonella chiamata punizione, ma ancora una volta la mira delle migliori stagioni non lo accompagna. L'ultima occasione arriva da Bruma, lanciato in profondità, prova la girata, ma la sfera si alza sopra la traversa della porta difesa da Casali. L'attaccante non incide come all'andata. In Nova Feltria festeggia così l'ennesimo punto della stagione e ringrazia a fine gara i propri ultras, sempre presenti in casa e in trasferta in questo campionato.